Tutto pronto nei locali dell'ex liceo classico Gulli e Pennisi ad Acireale, al via i lavori di riqualificazione funzionale della struttura. Studenti accesi e sant'antonesi in piazza in occasione della 29esima giornata della memoria e dell'impegno. Calcio Serie D, l'Acireale torna a vincere grazie al sesto gol in granata di Zuppel, in coda quasi matematica la retrocessione della Gioiese. Bentrovati, buon inizio di settimana con il nostro TG Reporter. In primo piano la cerimonia svoltasi questa mattina nei locali dell'ex liceo Gulli e Pennisi, consegnati i lavori di riqualificazione funzionale della struttura, interventi per un ammontare di quasi 10 milioni di euro che permetteranno il recupero e l'ammodernamento della struttura con la creazione di un centro culturale polivalente. Un intervento a lungo atteso per restituire a nuova luce un pezzo di storia della città di Acea e Galatea. Consegnati stamane ad Acireale i lavori di riqualificazione funzionale dei locali dell'ex liceo classico Gulli e Pennisi di via Marchese di San Giuliano. Quasi 10 milioni di euro i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inerenti al progetto denominato ACI Student Center consentiranno di restituire a nuova vita un edificio sito nel cuore pulsante del centro storico, passato all'essere convento dei padri domenicani, luogo di formazione di tanti studenti acesi, alle recenti fasi di incuria e abbandono. La creazione di un centro culturale polivalente che attraverso la rimodulazione degli spazi coinvolga anche la biblioteca Zalantea, tra i punti cardine di un progetto presentato come un'opportunità di crescita e che a soli pochi giorni di distanza dal grande annuncio inerente l'ex convento dei Carmelitani, imprime un'ulteriore decisa svolta all'operato dell'amministrazione comunale nel recupero degli edifici storici del patrimonio architettonico e culturale cittadino. I lavori che dureranno circa un anno e mezzo, per un importo di lavori intorno a 7 milioni e mezzo, a base d'asta, e finalmente diciamo anche questo corpo importante che negli anni ha anche avuto dei finanziamenti però con diciamo interruzioni che poi hanno portato al degrado che oggi, a tutt'oggi troviamo in questa parte, con questo finanziamento all'interno appunto del PNRR diciamo che avremo finalmente un'area museale, culturale legata, che vedremo, che proveremo a legare diciamo alla Zalandea, nel senso che proprio anche strutturalmente diciamo hanno anche la corte in comune, le entrate, quindi avremo un'area complessiva tra Zalandea e questa parte che verrà ristrutturata, molto importante e fondamentale per la nostra città dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico. Restituiremo alla città un vero e proprio gioiello dal punto di vista culturale, architettonico. Sono lavori di riqualificazione dell'intera struttura, quindi il progetto per il quale oggi consegniamo l'appalto integrato, quindi progettazione e lavori, è un progetto che prevede il completamento dell'intera struttura. La nostra azione sarà giornaliera di controllo e di verifica affinché tutto ciò avvenga nella perfezione di quanto previsto a progetto. Da Acireale a Giarre, lamentata nei pressi del casello autostradale una copiosa perdita d'acqua. Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Barbagallo, denuncia il ritardo dei lavori di riparazione del guasto. Da qualche giorno un'importante perdita di acqua in via Luminaria a Giarre sta creando grossi disagi alla popolazione e alle attività commerciali che insistono nell'area interessata. Il presidente del Consiglio giarrese, Giovanni Barbagallo, è intervenuto chiedendo all'amministrazione comunale un'azione immediata ed anche se oggi gli operai sono al lavoro per risolvere il guasto, ritiene impensabile che i cittadini debbano essere soggetti per giorni a tali gravi disagi. Per intervenire al comune di Giarre sono serviti ben 4 giorni. Questa perdita è stata segnalata dalla popolazione attorno il giovedì pomeriggio e il venerdì mattina. Ovviamente al di là del grande spreco d'acqua, perché è andata perduta moltissima acqua che i gerresi pagano in maniera salata, c'è stato purtroppo in concomitanza anche un disservizio. Tuttora, mentre noi parliamo, ci sono dei disservizi in alcune zone della città causate sicuramente da questa perdita, che è una perdita importante, non è certo una perdita di secondaria importanza. Dopo 4 giorni il comune finalmente si è attivato, si sta intervenendo per riparare la perdita. Io l'ho anche segnalato attraverso la PEC istituzionale al sindaco e agli uffici competenti.
chiaramente non è possibile attendere 4 giorni per riparare una perdita di questa entità. Il manto stradale è seriamente compromesso, in certi punti anche pericoloso, perché le macchine fanno slalom per evitare buche profonde. Basti vedere come è ridotta quest'area per capire che servono degli interventi strutturali anche per quello che riguarda il manto stradale, che è pieno di buche, in alcune parti è crepato. Le macchine devono fare lo slalom e questo rappresenta un pericolo. Per di più, in alcuni tratti ci sono anche alcuni vetri delle attività commerciali crepate, perché delle pietre vengono praticamente lanciate purtroppo dal passaggio delle auto. Serve maggiore attenzione per la porta d'ingresso della nostra città, anche perché qui vi sono diverse attività economiche, diverse attività commerciali, soprattutto una perdita d'acqua che è stata come un fiume in piena, la ritroviamo fino quasi alla piazza di Tre Punti. Quindi l'augurio è che ci sia una maggiore attenzione per quest'area e che soprattutto si intervenga tempestivamente per limitare gli sprechi e soprattutto per salvaguardare l'incolumità dei cittadini e metterli al riparo da sprechi d'acqua inopportuni. Tempestiva la replica dell'assessore ai lavori pubblici Claudio Raciti. Più che rispondere al Presidente del Consiglio, rispondo alla cittadinanza. L'amministrazione si è subito attivata appena sono arrivate le segnalazioni da parte dei cittadini, ma anche dei vigili urbani. Il venerdì stesso si è mossi subito per contattare la ditta per fare i lavori. Già sabato sono stati contattati, è stato fatto il sopralluogo, hanno visto che tipologia di intervento fare. È chiaro che sabato e domenica e mezzo un po' hanno ritardato l'inizio dei lavori. Subito il lunedì mattina abbiamo iniziato e già il problema si è risolto, peraltro contestualmente ci sono stati altri problemi dello stesso genere, quindi stiamo provvedendo anche in altre vie. Da Giarre a Riposto, non senza difficoltà e ritardi, la giunta del sindaco Vasta ha approvato il bilancio di previsione, soddisfatto il primo cittadino, rilievi invece vengono mossi dalla minoranza. La Giunta Comunale di Riposto ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2023-2025. Il documento è stato trasmesso all'organo di revisione contabile per il parere definitivo. Il sindaco Davide Vasta ha commentato l'approvazione sottolineando le difficoltà incontrate. È una soddisfazione, anche se l'abbiamo approvato in netto ritardo, perché quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione contabile devastante, perché praticamente dopo le dimissioni del ragioniere generale nessuno aveva più preso in mano la situazione, quindi noi ci siamo ritrovati dopo 4 mesi già di situazione non gestita, nelle more di trovare un ragioniere che venisse a scavalco da un altro comune e che poi ha messo le mani in tutto quello che era la confusione che si era generata. Ma se il primo cittadino ripostese si dice soddisfatto, è la consigliera di minoranza Mariella Di Guardo a sollevare alcune perplessità, contestando le affermazioni del sindaco e muovendo dei rilievi. I programmi che prospetta il sindaco sono solo chiacchiere per chi insomma non ha dimestichezza con questa materia, perché il bilancio di previsione 2023 già è stato tutto speso con l'esercizio provvisorio e con la gestione provvisoria, ed inoltre la possibilità di fare programmi futuri, così come lui ha detto, è anche questa un'affermazione inutile, perché il bilancio che già lui ha fatto è programmatorio e quindi forse non si è neanche accorto di aver già fatto un programma. La cronaca: agenti delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno arrestato un 44enne responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Gli agenti sono entrati in azione dopo la segnalazione di un'aggressione verificatasi in via Lazzaretto all'interno del parcheggio privato di una palestra. Sul posto i poliziotti hanno immediatamente individuato le vittime, l'ex convivente dell'aggressore e un uomo che si trovava in compagnia della donna. I due hanno riferito che mentre si trovavano nel parcheggio della struttura erano stati raggiunti dal 44enne, che ha iniziato ad inveire nei loro confronti apostrofandoli con parole offensive, poi colpendo al volto l'uomo con uno schiaffo, infine danneggiando l'autovettura dell'uomo ritenuto
avuto il responsabile della fine della sua relazione. L'aggressore è stato rintracciato dalla polizia poco dopo presso il luogo di lavoro e tratto in arresto in flagranza differita, come previsto dalla recente normativa in materia di reati da codice rosso, avendo violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Polizia in azione anche a Catania, denunciate per truffa assicurativa due donne di 20 e 42 anni residenti nella provincia di Caserta. A fare scattare le indagini una denuncia presentata da un giovane della provincia di Ragusa, rimasto vittima della purtroppo diffusissima truffa dell'assicurazione. Il giovane in rete aveva inserito i propri dati in un motore di ricerca specializzato per individuare l'offerta più vantaggiosa. Contattato telefonicamente da un uomo spacciatosi per agente di una nota compagnia assicurativa, ha stipulato l'assicurazione per una cifra di poco inferiore ai 300 euro. Ha poi effettuato un bonifico all'IBAN fornito dal sedicente agente assicurativo, aspettando di ricevere sulla mail il contratto, la polizza assicurativa e la ricevuta di pagamento. Attesa questa andata per le lunghe. Il giovane, dopo aver chiamato più volte il numero dal quale era stato contattato, non ricevendo risposta, si è rivolto alla polizia, che ha scovato le due donne specializzate in questo tipo di truffe. Operazione Pasqua e Pasquetta Sereni. I carabinieri intensificano i servizi di prevenzione, pattugliamenti rafforzati anche nelle zone marittime e intanto il piano straordinario di controllo del territorio avviato già da alcuni giorni ha permesso di conseguire concreti risultati sul piano operativo. A tutela dei consumatori, infatti, particolare attenzione è stata rivolta anche agli accessi ispettivi alle attività anche ambulanti di somministrazione di cibi e bevande. In tale contesto l'azione congiunta dei carabinieri della stazione di Piazza Dante e del nucleo investigativo di polizia ambientale ha portato alla denuncia di due giovani catanesi per frode nell'esercizio del commercio, furto aggravato di energia elettrica, commercio di sostanze alimentari non genuine, nonché scarico non autorizzato di reflui industriali. Ieri sera un violento pestaggio al Caffè Europa a Catania, è stato picchiato un ragazzo, indagini in corso per identificare gli autori del pestaggio, a quanto pare un comando di quattro persone. Nella parapiglia, oltre alle scazzottate, sono volati in aria piatti, bicchieri e quant'altro era presente nei tavolini posti sul lato esterno dei portici. Indagini in corso, dicevamo, da parte della polizia. Ci fermiamo, pochi minuti di pubblicità e poi torniamo con diverse altre notizie. Tutti i venerdì alle 21:25 Città Città, il rotocalco settimanale di inchieste e approfondimenti su grandi temi di attualità con importanti ospiti in studio. In onda e in diretta tutti i venerdì alle ore 21:25, in replica il sabato alle 16 e il lunedì alle 23. In diretta su Etna Channel, canale 199 in tutta la Sicilia e su Facebook in tutto il mondo. Farmacia Impellizzeri. Passione e professionalità a tua disposizione. Oltre ai farmaci, tanti servizi. Screening, servizio di holter pressorio e cardiaco, ECG, MOC, controlli al sangue immediati. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia Impellizzeri è anche app per le promo e prenotazioni. Consegna con PharmaLocker H24 o a domicilio. Farmacia Impellizzeri. Ti aspettiamo in via Giovanni Verga 47 a Acireale, anche solo per un consiglio.
Arte in legno di Enrico Terrana. Siamo attrezzati per costruirvi in legno la casa che desiderate, dove volete. Diamo ascolto alle vostre necessità e vi offriamo soluzioni concrete con strutture in legno all'avanguardia. Case in legno in bio edilizia, case mobili o da giardino, mansarde, tettoie, gazebo. Se desiderate anche la piscina, possiamo realizzarla da Acqua Pura Piscine. Vendita e assistenza. Arte in legno di Enrico Terrana. Installatori finestre Velux. Esposizioni e uffici presso il parco del centro commerciale Le Zagare a San Giovanni La Punta. Con Acqua Pura Piscina e Arte in Legno, i preventivi senza impegno. Per appuntamenti chiamateci al 349 877 0590. Ad Aci Reale, marzo è il mese della cultura. Dall'1 al 27, ogni giorno, importanti appuntamenti. Sabato 23, confronto da Ucraina al Mediterraneo. L'Unione Europea di fronte ai conflitti in corso. Interverranno Paolo Valentino e Piero Benassi. Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, ore 18:30. Eventi Aci Reale 24, marzo, il mese della cultura. A cura della città di Aci Reale, dell'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, della Fondazione Bellini, della Regione Siciliana. Scarica il programma completo da Aci Reale Eventi o da www.comune.acireale.ct.it. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia da sempre. Tutti in piazza per dire no alla mafia, ragazzi delle scuole di Aci Sant'Antonio sabato e Aci Reale stamane protagonisti delle iniziative in occasione della 29esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia. Diceva il giudice Paolo Borsellino, se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Gioventù assoluta protagonista da Aci Sant'Antonio delle manifestazioni organizzate in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Alunni degli istituti comprensivi Fabrizio De Andrea, Alcide De Gasperi in prima linea per esprimere il profondo significato di impegno civico rivestito da una giornata che non è solo mera commemorazione, ma l'invito ad abbracciare i valori della legalità e di lotta alla sopraffazione esercitata dalle organizzazioni criminali. Coloratissimi cortei, striscioni, sentite rievocazioni del sacrificio di Peppino Impastato e della madre Felicia Bartolotta, il ricordo delle brutalità delle stragi via Palestro dei Georgofili e di chi ha perso la vita per aver detto no alla perpetuazione di un sistema criminale. Questo e molto altro nei ricchi elaborati prodotti dai ragazzi che hanno risposto all'appello del presidio Libera delle Aci per dare voce a quelle idee che, come diceva Giovanni Falcone, al contrario degli uomini restano e camminano sulle gambe di altri. Tra canti e cortei, protrattisi fino a sera, la presenza tra gli altri del sindaco Quintino Rocca, di volontari della Croce Rossa, delle associazioni presenti sul territorio, concentrandosi in particolar modo sul tema storie di donne, vittime innocenti di mafia e di femminicidio, dalla violenza all'impegno. È stato un onore organizzare questo consueto appuntamento di Libera nel nostro territorio, commenta il sindaco Quintino Rocca. Anche attraverso queste manifestazioni si forma la coscienza civile. È dovere delle istituzioni, soprattutto nei confronti dei più giovani, promuovere attività che sviluppino il pensiero e alimentino la memoria. La scuola ha un valore sociale importantissimo, dichiara l'assessore alla pubblica istruzione Agata Spindo. Deve essere aperta al mondo, proporre un sistema educativo in un ambiente sociale di appartenenza. Bravi i ragazzi che hanno riempito Piazza Maggiore portando con loro studi, approfondimento e delicatezza, schiena dritta e testa alta, dimostrando di essere liberi e inseriti nella comunità. Una giornata uggiosa ma in cui splende la luce della legalità e dell'impegno civico contro le mafie. La 29esima giornata nazionale, ricordo delle vittime della mafia, ha visto anche le scuole di Aci Reale rispondere attivamente all'appello lanciato dall'Associazione Libera con i ragazzi di tutte le scuole acesi presenti nello slargo dell'area COM per commemorare le vittime della follia stragista di Cosa Nostra.
Tema cardine delle iniziative di quest'anno, come voluto dal presidio Libera per le ACI, il ricordo e l'omaggio a donne, ragazze e bambine vittime di violenza, stroncate alla mano della piovra perché spettatrici inconsapevoli di atti criminali o per aver alzato la testa ed essersi ribellate alla violenza e alla sopraffazione. Oggi siamo qui insieme a tanti studenti, grazie all'Associazione Libera, ci consente così di poter promuovere la giustizia, promuovere i valori veri e quindi dire no alla mafia, dire no ad ogni forma di ingiustizia. Il presidio di Libera delle ACI ha voluto dedicare questa giornata a tutte le vittime di mafia, come ogni 21 marzo, e in particolare alle donne vittime di mafia. Questo è stato il tema che i ragazzi hanno trattato egregiamente, ricordando Lea Pipitone, Lea Garofalo e tante altre morte lottando contro la mafia, soprattutto perché le donne ci hanno dimostrato, al di là appunto della morte e del sacrificio con la loro stessa vita, di riuscire a lottare anche nella ricerca della verità nei confronti degli omicidi dei loro figli, dei loro parenti e dei loro cari, e nel lottare contro questo sistema. Parliamo del mese della cultura da Cireale. È stato un terzo weekend ricco di appuntamenti tra giornate FAI, concerti e incontri. Dall'Ucraina al Mediterraneo, l'Unione Europea di fronte ai conflitti in corso. Questo è il titolo dell'incontro che si è svolto sabato pomeriggio presso l'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici in occasione del Mese della Cultura, pensato nell'ambito della programmazione annuale a Cileale 20. Ad introdurre l'incontro è stato il Vescovo della Diocesi, Monsignor Antonino Raspanti, prendendo spunto da una riflessione di Papa Francesco in riferimento alla situazione di instabilità nel mondo. Una terza guerra mondiale in atto a spezzoni. 59 sono i conflitti in tutto il mondo. A stilare un quadro geopolitico, Piero Benassi, considerato tra i migliori diplomatici in Italia, capogabinetto di Emma Bonino, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio e dal 2021 al 2023 rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea. Nominato cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella, ha negoziato durante gli anni della pandemia per l'Italia il PNRR, riuscendo a fare in modo che il nostro Paese ottenesse i finanziamenti. L'Unione Europea nasce dopo tre importanti conflitti, ha detto Benassi. Dalla caduta del muro di Berlino la storia si è messa a correre più della democrazia. Prova sono le varie crisi dell'Occidente ogni 3-4 anni, citando tra queste Covid e lo scoppio della guerra in Ucraina. Una situazione che mette alla prova la stabilità dell'Unione Europea, aggravata da un altro conflitto in corso, e quello israelo-palestinese, per ultimo l'attentato a Mosca, segno che nessuno sappia come far prevalere l'arma del dialogo. Quadro geopolitico già completamente stravolto da due conflitti in corso, uno dentro l'Europa e uno ai confini dell'Europa, certamente all'orrore per la tragedia di questo atto terroristico, è inutile negarlo, ci sono state anche delle ore in cui si temeva un collegamento fra quanto accaduto a Mosca e il conflitto in Ucraina. Questo ci dà la dimensione della difficoltà del momento e del cambio di paradigma che c'è in Europa e fuori dall'Europa. A parlare con Piero Benassi, il giornalista corrispondente diplomatico al Corriere Paolo Valentino, che ha utilizzato una metafora di Romano Prodi per descrivere l'Europa. Un pane in parte cotto, in parte no, messa costantemente alla prova dalla crescita dei paesi orientali e dall'espansione dell'impero russo, che ha riportato in galla il tema del neutralismo da parte di altri paesi. Pur garantendo la pace, l'Europa non ha una politica di difesa comune e una politica estera comune. Da un lato il sostegno all'Ucraina, dall'altra parte la capacità di mettere insieme un'iniziativa anche europea per tentare di arrivare ad una soluzione che possa portare a un cessate il fuoco, per esempio, nella crisi di Gaza. Ma per fare questo l'Europa avrebbe bisogno di essere più coesa, di avere una politica estera più coordinata, un fatto che purtroppo in questo momento non è dato. L'incontro di sabato ha caratterizzato l'ultimo weekend del Mese della Cultura. Nel novero degli appuntamenti hanno richiamato attenzione le due giornate FAI. Nel pomeriggio di ieri, nella Sala Pinella Musmecio, alla Villa Belvedere, si è svolta la premiazione del concorso letterario Racconti di Donna, a cura dell'Associazione ACI Gaia. A chiudere la giornata di ieri, il concerto del coro lirico del Teatro Massimo Bellini di Catania, nella Basilica Collegiata di San Sebastiano, proclamata dall'UNESCO Monumento Messaggero di una cultura e pace. Le pagine sacre più suggestive per celebrare il periodo di Quaresima in attesa della Santa Pasqua.
E prima di procedere con gli altri appuntamenti del mese della cultura, una notizia ultima ora: la diocesi di Acireale denuncia un tentato furto nei locali della Caritas della chiesa Maria Santissima dell'Indirizzo ad Aci Catena. Ignoti hanno cercato di introdursi all'interno dei locali della Caritas annessi appunto alla chiesa, con il probabile intento di rubare i beni destinati ai poveri. Dopo aver avvisato i carabinieri ed effettuato il sopralluogo, esprime tutto il suo rammarico oggi il parroco della chiesa, Don Carmelo Sciuto. Continuiamo, dice, a mantenere le porte aperte per chi necessita di aiuto. Tornando al mese della cultura, ultimi appuntamenti con marzo, mese della cultura. All'Accademia degli Zelanti e dei Daffinici, una conversazione impossibile di Matteo Collura con Fabrizio Catalano. Un colloquio sincero, illuminante e chiarificatore tra Leonardo Sciascia e il suo autore preferito, Luigi Pirandello. Con lui il regista, con Matteo Collura, il regista e drammaturgo Fabrizio Catalano, autore di spettacoli tratti dalle opere del nonno Leonardo Sciascia. Ad introdurre l'incontro Mario Patanè. E nell'ambito del mese della cultura si è svolta ieri sera nella sala Pinella Musmeci della Villa Belvedere di Acireale la premiazione del concorso Racconti di Donna Antonella Calì, giunto alla 7ª edizione. Racconti di donna nel nome della gentilezza, il tema scelto dall'associazione Aci Gaia, concorso letterario che ha richiamato interesse e partecipazione anche fuori dalla Sicilia, ha contato oltre 100 elaborati, alla fine premiate diverse tipologie letterarie suddivise per fasce d'età. Come sottolineato dalla scrittrice Maria Cristina Torrisi, che ha presieduto la giuria, il più grande successo è stata la partecipazione dei giovani, giunti numerosi anche a gremire la sala, segno tangibile di un rinnovato interesse per la scrittura nel territorio acese. Anche la presidente di Aci Gaia, Concita Barbagallo, ha sottolineato come il progetto, nato in sordina e fermatosi durante la pandemia, sia riuscito ad affermarsi contando quest'anno oltre 100 partecipanti, risultato sinergico della collaborazione anche con le scuole acesi. Soddisfatto anche il patron della manifestazione. È stata una massiccia partecipazione quest'anno, come sempre, da varie località d'Italia, ma per la prima volta abbiamo avuto una grande partecipazione da parte dei ragazzi della scuola. Questo per noi è motivo di grande orgoglio, perché abbiamo raggiunto un importante obiettivo, quello di diffondere attraverso un concorso letterario dedicato alle donne la cultura tra i più piccoli. La serata condotta dal nostro direttore Antonio Garozzo è stata aperta dal coro Sette Voci di Acireale, una nota colorata e musicale che ha preceduto la premiazione delle piccole e grandi vincitrici nelle diverse categorie. Nella categoria junior ad aggiudicarsi il premio è stata la piccola Alba Torrisi, nella categoria giovanissima e con il racconto Sorelle non di sangue la giuria ha scelto un racconto scritto a sei mani dalle giovani studentesse della Galileo Galilei di Acireale. Parliamo di Flavia Di Salvo, Sofia Miritello e Irene Andronaco. Nella categoria più 16, primo posto per Margherita Calì con il racconto La forza delle donne. Premi anche per la sezione poesia, vinta da Teresa Sergi con la poesia Uniti per fili e per segni. Novità di quest'anno infine è la consegna di un premio speciale dal titolo Il sorriso di Emilia, per ricordare un'amica di tutti prematuramente scomparsa. Alla fine premi attestati per tutti i partecipanti cimentatisi, come detto, sul tema della gentilezza. Una parola da riscoprire che apre tante porte e stimola nuovi modi di relazionarsi e di interpretare il mondo, come hanno sottolineato anche i rappresentanti istituzionali presenti, assessori e consiglieri, insieme al sindaco Barbagallo, che ha tracciato un bilancio del mese della cultura annunciando le prossime iniziative. Bilancio positivo, tante sono state le iniziative anche di livello e di caratura, diciamo, nazionale, tante saranno ora nell'ultima settimana e chiaramente la cultura non finisce solamente a marzo ma continua tutto l'anno. Diciamo che in questo mese abbiamo voluto raggruppare più iniziative volte appunto a esprimere cultura nella nostra città
è una prima sperimentazione che è andata veramente bene. Chiaramente ci prepariamo adesso agli altri mesi e organizzeremo altre cose su altre tematiche, l'ambiente, l'enogastronomia, insomma ci sarà un anno ricco di manifestazioni e diciamo tantissime attrazioni che porteranno tanta gente nella nostra città e tanti soprattutto i temi su cui dibattere, parlare, condividere, socializzare. Questo è quello che vogliamo e questo che continueremo a fare. Non sono mancati momenti di commozione nel ricordare la figura di Antonella Accalì, che ha lasciato un segno indelebile nell'associazione che le ha intitolato il premio, ed è stato significativo l'intermezzo dedicato ad una rappresentanza di donne che nella Cese occupano un posto di responsabilità nelle forze dell'ordine. Tra mille difficoltà quotidiane, valore aggiunto per sensibilità e abnegazione. Per loro un omaggio floreale e la gratitudine di tutti i presenti. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria nella terza parte, lo sport. La processione del Cristo morto in diretta su Etna Channel, la sera del Venerdì Santo. Le immagini della storica discesa dal Calvario saranno trasmesse in diretta su Etna Channel a partire dalle ore 20. Gli eventi della città di Acireale puntualmente a casa vostra, come sempre su Etna Channel. In diretta streaming in tutto il mondo su Facebook, Twitch e sull'app Radio Etna Espresso. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Non se ne può più. La bolletta è sempre in aumento. Cambio e basta. Oggi puoi farlo. E se sei ancora utente del mercato tutelato, affrettati, perché oggi decidi tu con chi andare. Dal mese di luglio sarai destinato d'ufficio ad altra azienda del mercato libero. Vieni da Bruno Service Clima. Porta le tue bollette e insieme, in base ai consumi e facendo una simulazione gratuita, troveremo l'azienda più conveniente per te. Siamo abilitati da Enel Energia, Duferco, Synergy, A2A. Bruno Service Clima, via Manzoni 1618 a Cireale. Per info 095 676 1435. Oggi decidi tu, noi possiamo solo consigliarti. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Spazio allo sport e al calcio di Serie D in apertura di terza parte del nostro giornale. La Acireale torna a vincere e lo fa in trasferta grazie al sesto gol stagionale del neoarrivato, potremmo dire, l'attaccante Zuppel. In coda invece è quasi matematica la retrocessione della Nuova Gioiese.
Una Cireale Chupon ottiene a Castrovillari la sua quarta vittoria esterna. I Granata, ancora alle prese con gli strascichi della sconfitta col Trapani, subiscono il gioco dei padroni di casa, bravi a comandare ma meno a finalizzare. Sull'unica azione del primo tempo passa così la Cireale grazie a Zuppel, sesto gol in 9 partite per lui, attaccante in grado di segnare 2 gol ogni 3 partite. Nella ripresa la Cireale spreca tanto ma è anche sfortunato con Cicirello che prende il palo. Finisce 1-0 per i Granata con i giocatori a festeggiare sotto la tribuna occupata dai circa 200 ultras giunti fino a Castrovillari. Con il Trapani fermo per il turno di sosta, il Siracusa perde l'occasione di accorciare in maniera significativa le distanze dalla capolista. Gli Aretusei in settimana avevano visto accogliere parzialmente il ricorso contro la penalizzazione di 3 punti inflitta loro dopo i fattacci di Ravanusa e in attesa di ulteriori verifiche erano così tornati a meno 11 dal Trapani, con la possibilità di risalire a meno 8. Ma a Sant'Agata per gli azzurri è arrivato solo un punto, vantaggio Aretuseo con l'incursione di Sarao, miracolo di Iovino sulla prima conclusione, ma il portiere di casa nulla può sul secondo tocco a porta vuota. Nella ripresa la rimette in equilibrio Saverino con un magistrale calcio di punizione. Siracusa che così vede avvicinarsi anche la Vibonese, i rossoblu vincono 1-0 il derby con una LFA Reggio Calabria non pervenuta. Protagonista assoluto Favetta che prima di testa centra il palo, poi segna di rapina la rete del vantaggio per i padroni di casa e nella ripresa spreca un calcio di rigore fischiato per fallo di mano in area calciando fuori. Il KO della Regina riaccende anche la lotta per il quarto posto con il Real Casalnuovo che si porta a meno 3 dagli Amaranto grazie al successo per 2-1 sulla San Cataldese. Campani avanti con la zambata di Buchicchio su azione di calcio di punizione, partita sostanzialmente dominata dagli Amaranto che centrano anche un palo con Vivacqua ma poco dopo vengono a sorpresa raggiunti dai siciliani con una rasoiata dalla distanza di Durmus. In pieno recupero però Ruggero di testa trova la rete del meritato 2-1. Resta in lotta per un posto nei playoff anche il Ragusa che supera in rimonta il San Luca, partita che si mette malissimo per i padroni di casa con Ficara che porta avanti Calabresi nel primo tempo e raddoppia con un preciso diagonale al 20° della ripresa. Gara virtualmente chiusa ma che si riapre 3 minuti dopo quando viene fischiato ai padroni di casa un rigore per un fallo di mano in area e dal dischetto Reinero fa 1-2. Nel finale la ribalta, poi la squadriblea ancora con Reinero, beffarda spizzata sul secondo palo e poi con Tuccio che sfrutta nel migliore dei modi lo splendido assist di Chess. Si ferma ad Agrigento la serie di gare utili consecutive dell'IGA Virtus, i giallorossi si arrendono 3-0 all'Esseneto sotto i colpi di uno scatenato Litteri che alla mezz'ora si guadagna prima e trasforma poi un calcio di rigore. Su rigore anche il raddoppio nella ripresa, ancora conquistato da Litteri e trasformato da Grillo con un beffardo cucchiaio. Nel finale arriva poi il piattone di Gonzales per il 3-0. In coda perde anche il Locri, travolto 3-0 a Canica T, Tedesco serve a Boniglia la palla del vantaggio per i siciliani. Nel finale le altre 2 reti ancora con Tedesco che questa volta si mette in proprio e di testa fa 2-0, poi con un contropiede vincente finalizzato da Catania. Quasi retrocessa la Gioiese dopo il KO interno con il Portici, ospiti in vantaggio con la girata in mischia di Teiu, poi Sellaf centra la traversa, quindi Mauri sfrutta la papera di Lando e fa 0-2. La partita sembra chiusa ma Vasil la riapre con un delizioso lob da posizione impossibile, poi prima dell'intervallo Diogo Bobè in mischia trova addirittura il pareggio per i calabresi. Nella ripresa il colpo di testa di Schiave riporta in vantaggio i campani, poi la Gioiese ha l'opportunità di pareggiare con il calcio di rigore sfuggito al direttore di gara ma segnalato dal guardaline. Dal dischetto però Titizian si fa parare la conclusione. Con questa sconfitta la Gioiese scivola a meno 23 dal quintultimo posto con 5 partite a disposizione, anche in caso le vincesse tutte e il Portici quintultimo le perdesse tutte potrebbe arrivare al massimo a meno 8, ovvero la quota minima per far scattare i playout. Il che vuol dire che giovedì con la Gioiese ferma per il turno di sosta basterebbe che il Portici non perda contro il Sant'Agata per sancire la matematica retrocessione dei Viola. Non si è giocato nei campionati di eccellenza e promozione, in terza categoria invece ieri terz'ultima giornata di campionato, campionato che ora va in vacanza fino al 6 aprile. Nel girone A si riapre la lotta per il primo posto con l'Adranitana che crolla in casa 3-1 con il piano tavola e vede avvicinarsi a meno 2 la Virtus Maletto che vince con il Pedara Soccer 2-1 e a meno 3 lo stesso piano tavola. Vincono il Militello 3-2 contro il Nesima 2000 e la Catane 5-1 in casa del Mister Bianco. Sconfitto 3-1 il San Leone in casa del Real Trinacria. Nel girone B la Junior Acireale vince in casa della Puntese e non solo consolida il
terzo posto, ma vede a tiro anche il secondo, occupato dal Randazzo, sconfitto 3-0 in casa della capolista Estrella San Leone, ora distante solo 3 punti. Vincono il Riposto 2-0 sulla Nebrodi e il Pedara 3-1 al Real Torre. Successo anche della New Team Catania, che batte la Fenice Belpassese 4-3. Nel fine settimana si sono disputati anche 2 recuperi di seconda categoria nel girone D, vittoria per 2-0 della Val Guarnerese in casa dell'Assoro, e nel girone E il Cassibile è andato invece a vincere 3-2 sul campo del Terranova. Calcio a 5 in Serie C1, il campionato si chiude senza playoff per il Sicilgrassi e con il Via Grande retrocesso. In Serie C2 sconfitte per San Nicolò e Fulsalla Cireale. Il DAD, tratto il girone B di Serie C1, ha emesso i propri verdetti che non premono affatto Sicilgrassi e Via Grande. Con la Cirale Calcio a 5 già promosso, che il prossimo anno disputerà il campionato di Serie B, l'ultima giornata di campionato giocata sabato scorso ha sancito la fine della stagione regolare. La Sicilgrassi, che ha chiuso al terzo posto in classifica, non disputerà i playoff perché il Ferla ha maturato ben 12 punti di vantaggio al secondo posto e dunque, come da regolamento, la formazione ragusana approda direttamente alla finale regionale contro la vincente dei playoff del girone A. Per la formazione accesa una stagione dai 2 volti, troppi punti persi per strada che alla lunga hanno compromesso la disputa degli spareggi promozione. Il verdetto più amaro arriva però per il Via Grande, che con il pareggio contro la Vigor San Cataldo per 4-4 e complice la vittoria del Real Palazzolo contro il Leonforte, retrocede direttamente in Serie C2 senza nemmeno disputare i playout. Gara comunque giocata con grande coraggio dalla formazione etnea, che nei minuti finali ha subito il pareggio degli ospiti. Anche in caso di vittoria però i biancazzurri sarebbero retrocessi ugualmente. Finale di stagione amaro dunque per la società viagrandese, che nel corso del campionato non è mai riuscita a trovare la continuità giusta per tirarsi fuori dalla zona salvezza. Nemmeno il cambio di allenatore, che ha visto mister Santi Di Mauro sedere sulla panchina etnea, ha portato la scossa dovuta. In Serie C2 sconfitta esterna per il San Nicolò, che cade sul campo dell'Arcobaleno 5-1, ma mantiene ugualmente il primo posto. Dopo un buon inizio della formazione catenota andata in vantaggio grazie al gol di Giardinaro, la formazione di casa rientra prepotentemente in gara e riesce a chiudere in vantaggio la prima frazione sul 3-1. Nella ripresa la musica non cambia, l'Arcobaleno trova le altre 2 reti che chiudono la sfida. Formazione catenota che, come detto, rimane in testa più 6 sul Canicattì. Sabato prossimo il campionato si fermerà, spazio alla gara di andata dei quarti di Coppa Sicilia nuovamente contro l'Arcobaleno. Sconfitta di misura invece per il Futsal Cireale sul campo della Next Level di Enna, 2-1 il finale in favore della formazione di casa, che con questa vittoria ipoteca la salvezza diretta. Granata che dunque non riescono più a vincere e adesso devono obbligatoriamente guardarsi le spalle dal Futsal Agrigento, che insegue ad una sola lunghezza di distanza. Più indietro il fanalino di coda Caltanissetta, distante comunque 3 punti. Siamo al termine del nostro TG ed ora parola al meteo per la giornata di domani. Martedì, tempo spiccatamente instabile sulla nostra regione, infatti la giornata trascorrerà con un'alternanza di piogge e schiarite su gran parte del territorio, soprattutto al mattino, poi migliorerà. Temperature massime fino a 24 gradi, valori notturni in leggero aumento. Venti forti di scirocco. E con queste previsioni vi ringraziamo per l'attenzione prestata. TG Reporter torna domani, una nuova edizione a partire dalle 13:40. Arrivederci.